Indietro. Marino. Monica, senti qua. Senti da questa parte. Siediti di qua. Anche Filippo. Anche vicino, va bene. Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti alla sede cagliaritana della Fondazione di Sardegna, che oggi ospita la conferenza stampa per l'illustrazione dei bandi del 2017 e più in generale per l'illustrazione dell'attività erogativa della Fondazione per il 2017. E insieme a questo troverete nella vostra cartella un quadro riassuntivo di questa attività, accompagnato anche da due documenti che sono per noi due documenti fondamentali da cui deriva poi tutta l'attività, cioè il documento annuale del 2017, di previsione annuale 2017, e il documento pluriennale 2017-2019. A illustrare i contenuti di tutta questa attività sarà il segretario generale della Fondazione, il dottor Carlo Mannoni, accompagnato da Gianni Meloni, che è responsabile dell'area istituzionale della Fondazione, così è denominata la nostra attività che concerne l'erogazione. Io adesso do la parola al dottor Mannoni, poi in seguito naturalmente la stampa potrà rivolgere delle domande al medesimo dottor Mannoni. Prego. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Sì, come diceva giustamente il dottor Milia, i documenti programmatici sono per noi appunto uno degli elementi principali della nostra attività. Noi abbiamo approvato già alla fine di settembre questi documenti, che sono poi due documenti, un documento annuale e un documento pluriennale. Diciamo che questi due documenti oggi ci consentono di dire che, sulla base delle nostre previsioni, da un lato quello delle entrate e dall'altro appunto quello dell'evoluzione del quadro economico, saremo in grado di mantenere per l'anno in corso e per il triennio un importo totale delle erogazioni, diciamo, in linea con quello degli anni scorsi. La cosa non era così scontata, perché, come è noto, diciamo, in questi ultimo anno e mezzo, l'andamento dell'economia, ma anche della finanza, quindi, e su questo poi anche degli asset di tipo finanziario, bancario, non è stato estremamente, diciamo, entusiasmante. E nonostante questo, comunque, anche in forza di una serie di accantonamenti prudenziali che erano stati fatti in passato, manterremo le erogazioni totali dirette in 16 milioni all'anno. A questi 16 milioni all'anno, da quest'anno, si vanno ad aggiungere altri 2 milioni e mezzo circa, che sono rappresentati da un'iniziativa di livello nazionale che riguarda il Fondo per il contrasto delle povertà educative minorili. È un fondo che è stato creato grazie alla finanziaria del 2015, che vedrà sostanzialmente la Fondazione con il Sud, che è poi una fondazione finanziata dalle altre fondazioni, gestire un progetto molto importante, che sarà un progetto a livello nazionale di circa 120 milioni all'anno, che è dedicato sostanzialmente alla dispersione scolastica e a questi temi, e che, ahimè, contiamo di vedere operare in Sardegna in maniera significativa, non tanto per una questione di tifo, ma perché purtroppo sono temi che da noi sono molto presenti. Quindi 16 milioni diretti, 2 milioni e mezzo indiretti, con una divisione tra le due tipologie al 50%, cioè noi avremo di questi 16 milioni all'anno il 50% dedicati ai bandi e il 50% dedicati ai cosiddetti progetti propri. Oggi in particolare il tema principale riguarda i bandi, perché i bandi sono online, sono disponibili sul nostro sito e lo saranno fino al 10 di novembre. Su questo ci tengo a dire, abbiamo fatto un lavoro nell'ultimo anno con la struttura e con il gruppo di lavoro volto a fare due cose: a rendere meno burocratica la fase di richiesta, minore documentazione chiesta all'inizio, quindi alleggerimento del processo, fatta salve le verifiche successive,
e velocizzazione della procedura decisionale. Per capirci, noi l'anno scorso, insomma, diciamo, lo standard della Fondazione era quello di riuscire a completare il processo decisionale tra maggio e giugno. L'anno scorso abbiamo pubblicato le graduatorie dei bandi a fine di febbraio. Quest'anno contiamo, e siamo abbastanza fiduciosi, di pubblicare le graduatorie dei bandi entro il 25 di gennaio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i beneficiari avranno poi tutto il 2017 come dire, disponibile per poter immediatamente operare sui loro progetti. Quindi da un lato una certezza forte, perché in passato, tra come dire, le lentezze anche degli altri cofinanziatori e la nostra, talvolta chi aveva dei progetti da realizzare doveva un po', come puoi dire, prendere dei rischi che erano legati, no, a mandare avanti il progetto senza una chiarezza sull'ammontare delle risorse. Quest'anno noi crediamo che, dando da subito una certezza, possiamo al contrario consentire ai beneficiari di poter rapidamente andare sostanzialmente a completare, diciamo, il proprio budget e quindi di poter realizzare efficacemente i propri progetti. Quindi questi sono i tempi. Per quanto riguarda le risorse sono appunto distribuite tra i vari settori. Noi abbiamo 5 settori, se voi guardate nella documentazione che vi è stata data, ci sono anche le ripartizioni e gli importi totali per settore. Quindi in questi settori noi avremo sostanzialmente una conferma per quanto riguarda, vado di elenco, per quanto riguarda il settore arte, attività culturali e beni culturali, avremo una conferma dell'importo totale, con la notazione che una parte è la conferma dei bandi pluriennali che abbiamo fatto l'anno scorso. Anche qui i bandi pluriennali rispondevano a un'esigenza soprattutto del mondo, diciamo, di quel mondo, no? Perché avendo una certezza pluriennale uno è in grado di pianificare nel tempo la realizzazione delle proprie iniziative. Questi bandi pluriennali, che su un totale di 2 milioni e 4 che saranno messi a bando, viaggiano su circa 1 milione e 4, e quindi confermiamo il 1 milione e 4 e abbiamo un altro milione disponibile. Ricerca scientifica e tecnologica. Qui abbiamo fatto negli anni scorsi un passaggio importante, perché abbiamo fatto una convenzione con le università, per cui anche qui c'è un cambio, diciamo, di passo, mi verrebbe da dire, nel senso che i fondi dedicati ai bandi per la ricerca scientifica sia dell'Università di Cagliari che dell'Università di Sassari sono dall'anno scorso sottoposti a una procedura di valutazione esterna, utilizzando, chiamiamoli, gli standard internazionali del settore scientifico, che vuol dire che i bandi vengono assegnati a dei valutatori nascosti, che non conoscono i proponenti e viceversa, e quindi, diciamo, devono valutare il progetto. Anche questo è un passaggio, diciamo, importante. Abbiamo anche per quest'anno, per il 2017, 2 milioni e 700 mila euro tra Cagliari e Sassari, che hanno due bandi separati, e vedremo adesso alla fine del 2017, con la conclusione della convenzione con l'università, di tirare un momento le somme e di vedere se questo progetto, come dire, questa modalità nuova, molto nuova rispetto al passato, ha, diciamo, prodotto dei buoni frutti. Abbiamo detto 2 milioni e 7 per l'università. Per la salute pubblica abbiamo circa 1 milione e 100 mila euro. E per il volontariato, anche per il volontariato, 1 milione e 150 mila euro e circa 800 mila euro, se non sbaglio, per il settore dello sviluppo locale. Chiaramente in tutti questi casi tutti quanti avranno la stessa scadenza, tutti i bandi sono pubblicati da oggi e scadono il 10 di novembre. Questo, diciamo, a grandi linee. Quello che poi stiamo aggiungendo in questa fase, anche con la struttura, è un'attività rispetto al passato maggiore di monitoraggio sull'attività effettivamente realizzata e di valutazione ex post. Questo perché probabilmente si tratta di somme inferiori a quelli che sono i grandi numeri del settore pubblico, però sono somme molto importanti sul territorio, sul contesto regionale. Quindi noi crediamo che sia essenziale
come dire, massimizzarne l'efficacia. Quindi da questo punto di vista il nostro sforzo è concentrato su questo tipo di attività, accelerare le procedure, però allo stesso tempo alzare il livello di monitoraggio e di valutazione ex post. Ci tengo a dirlo perché, diciamo così, questo deve essere, come dire, un cambio, è un po' un cambio culturale che sta facendo la Fondazione nel suo percorso, in linea con quello che è l'evoluzione del mondo delle fondazioni nel suo complesso, però devo dire è un'evoluzione che è necessario, come dire, che sia fatta anche dai beneficiari, cioè comunque la valutazione è sempre più stringente sia in fase preliminare che in fase successiva, quindi diciamo l'effetto, come posso dire, piedilista, l'effetto bancomat che in passato le fondazioni hanno avuto più o meno volontariamente è un effetto che deve essere, diciamo, superato a favore invece di progetti che siano, noi li definiamo degli enzimi, cioè progetti che siano in grado a loro volta, ove possibile, di generare dei processi culturali, economici nella ricerca che siano moltiplicativi rispetto alle risorse che abbiamo utilizzato. Abbiamo detto quindi che i bandi sono disponibili sul sito internet della Fondazione, quindi www.fondazionedisardegna.it, e lo saranno fino al 10 di novembre. Questi direi sono i termini essenziali, Graziano, sono stato troppo sintetico, ma diciamo volevo darvi gli elementi chiave. Poi naturalmente ci sono molte altre valutazioni che si possono fare, tra queste, visto che ci siamo, mi viene da aggiungere che appunto rientra in quello che stavamo appena adesso dicendo, quali sono i criteri che muovono la valutazione. Ricordiamo che la valutazione è fatta così. Per il 60% è una valutazione fatta in maniera automatica, tra virgolette, dico uso automatica, nel senso che la procedura richiede al potenziale beneficiario una serie di dichiarazioni su quello che sarà il progetto. Sulla base di queste dichiarazioni si crea un punteggio che sia automatico, ma che poi viene sottoposto, diciamo, a uno screening da parte del gruppo di lavoro interno perché sia, come dire, la dichiarazione congrua rispetto al progetto, no? E non sia invece, come dire, un effetto di ricerca del punteggio più alto. Sulla base di questa valutazione che pesa per il 60%, rimane chiaramente la valutazione del Consiglio di Amministrazione che pesa per il rimanente 40%. I principi generali per quanto riguarda la valutazione delle iniziative proposte li trovate a pagina 10 del documento della presentazione, quindi li riepilogo brevemente: affidabilità del proponente, coerenza e fattibilità progettuale, quindi quello che dicevamo prima, che le dichiarazioni siano congrue rispetto a quello che poi è la probabile realizzazione del progetto, la presenza di cofinanziamenti documentabili, quindi noi incentiviamo sostanzialmente il fatto che ci siano ulteriori cofinanziatori oltre alla Fondazione, una valutazione sulle ricadute sociali ed economiche, l'impatto territoriale, la presenza di reti, quindi di partnership e di reti a livello locale, nazionale e internazionale, e chiaramente la potenzialità del progetto che ha poi di passare magari da una fase iniziale a una fase più solida e più dimensionalmente più rilevante anche con le proprie gambe, diciamo, non sempre grazie all'assistenza. Quindi torna a quel tema che dicevamo prima: se è possibile noi vorremmo accendere, no, dei progetti piuttosto che essere poi dei cofinanziatori necessariamente di lungo periodo. Questo è un po' il quadro. La sintesi è sempre ben apprezzata dai giornalisti, soprattutto in una giornata come questa e più in generale, insomma. Lo dico con un po' di corporativismo, vista la riduzione anche degli organici, purtroppo, che spesso si verifica. Possiamo adesso procedere con alcune domande e pregherei i colleghi giornalisti di utilizzare il microfono, visto che c'è la diretta streaming, e prima di porre la domanda di informare nome, cognome e testata di appartenenza. Grazie. Sì, funziona. Allora, signora Grassetti, io
volevo qualche informazione in più sui 2,5 milioni dedicati al contrasto della povertà dell'educazione minorile. Sì. Mi sembra un progetto insomma importante. Vogliamo fare subito? No. Sì. Se ci sono altre domande ne raccogliamo due o tre e poi... Unione Sarda, io volevo invece capire che differenza c'è tra i numeri che sono nella cartella e quelli che avete dato voi sulla ripartizione tra arte, ricerca, salute pubblica, volontariato. Sì. Penso che siano inclusi. Abbastanza, sì. Altri? Dopo? No, allora, Violina e Unione. Sì, allora, il Fondo per il contrasto delle povertà minorili è un fondo a livello nazionale che sostanzialmente cosa fa? Fa leva sulla possibilità per le fondazioni di avere un beneficio fiscale sulle tasse che paghiamo. Noi paghiamo insomma, circa 4,000,000 euro di tasse all'anno e in questo caso la finanziaria del 2015 ha dato la possibilità, che è un po' più che una possibilità, diciamo, è quasi un'indicazione di come procedere, perché creando un credito d'imposta, questo credito d'imposta è vincolato alla creazione del fondo. Il fondo è un fondo nazionale per cui noi tra il credito d'imposta, delle risorse aggiuntive che inseriamo, noi inseriamo circa 600,000 euro all'anno per i prossimi 3 anni su questo progetto, va a confluire in un fondo nazionale. Il fondo nazionale sarà, diciamo, gestito da, adesso tecnicamente è in fase di definizione, ma sarà gestito in sintesi dalla Fondazione con il Sud, e avrà poi una sua declinazione tra progetti di livello nazionale, progetti di livello regionale e le fasce di età dei beneficiari, quindi progetti rivolti ai bambini nella fase prescolare e nella prima parte della scolarità e progetti rivolti poi agli adolescenti sostanzialmente. Questo fondo è in fase di attivazione, sarà, ritengo, nelle prossime settimane reso pubblico, diciamo in maniera più dettagliata rispetto a quello che vi sto dicendo io, da parte direttamente di coloro che lo gestiscono. Per quanto riguarda invece i numeri, direi che i numeri sono legati alle due tipologie di erogazione. Se voi vedete, noi abbiamo due tipi di erogazione, le erogazioni cosiddette a bando e i progetti propri. Le erogazioni a bando, il totale di quello che vi ho detto è 8 milioni tra impegni annuali e pluriennali, gli altri 8 milioni sono dedicati ai progetti propri. I progetti propri sono propri nel senso che sono non a bando, ma non sono necessariamente nostri. Per esempio, tra i progetti propri ci sono una serie di convenzioni con i principali comuni della regione e lo stiamo ampliando ad altri comuni. Ci sono il finanziamento annuale che noi diamo alla Fondazione Lirico o alla Fondazione De Carolis. Ci sono una serie di progetti che, se voi andate a guardare nel documento che vi è stato consegnato, nel documento pluriennale, sono, come dire, ampiamente descritti. Andiamo da, appunto, i progetti sviluppati con l'ACRI, gli accordi con i comuni, progetto Arte Condivisa e così via. C'è un lungo elenco e il totale... No, allora, 8 e 8. I numeri che ho dato io sono i bandi. Ok, quindi per la ricerca scientifica il bando è 2 milioni e 7. È 2 milioni e 7 gestito dalle università. Quindi la differenza invece sono i progetti propri? Sì. Se facciamo la differenza. Esatto. Sì. Cioè la differenza che c'è tra la sommatoria di queste cifre, 2 milioni e 7, 2 milioni e 7, è... che sono inferiori a 8 milioni. No, allora, dove lo vede lei? Quello che lì prima ha parlato, il settore di intervento, dei bandi, sì. 33% delle attività, altre attività, eccetera, eccetera. Sì. La sommatoria di queste non fa 8 milioni. Sì, fa 8 milioni, adesso glielo dico subito. Non sono io che ho calcolato. Perché deve... Non è questo punto. Allora, arte, attività e beni culturali 2 milioni e 4. Ricerca scientifica, perché sono 1 milione più 1,4 milioni. Milione? È 1,4 milioni di impegni pluriennali sui bandi. Ah, quindi questi sono per il biennio, questi 8 milioni? No, questi sono per l'anno. Però noi abbiamo fatto un bando l'anno scorso che ha stabilito di dare 1,4 milioni all'anno a una serie di progetti.
Quindi quest'anno noi dobbiamo o confermarli oppure non confermarli. La nostra intenzione è di confermarli, quindi il totale è 2.400.000, di cui 1.400.000 sui progetti pluriennali deliberati e 1.000.000 su nuovi progetti che vanno a bando. Quindi su progetti deliberati precedentemente, ovviamente. Sì, cioè, però sempre su base di un bando. Quindi quest'anno va a 8 milioni, mentre invece è superiore la quanto riguarda l'erogazione diretta per gli stessi settori, complessiva. Complessivamente è, diciamo, allineato, stiamo parlando di 50 e 50. Quindi, per esempio, nell'arte noi abbiamo 2.401.000 per i bandi e 2.398.000 per i progetti propri. Sono proprio speculari. Se mi fa vedere dove sta guardando? Quello è il totale, quello fa 16. Ah, questo è il totale. Quindi 5 noi, milioni. Quindi questo è il totale dell'intera erogazione. Esatto. Ho capito. Quelli sono i totali per settore, perché noi, come vedete nella slide precedente, dobbiamo anche stabilire le percentuali tra i settori, no? Cioè la normativa ci chiede di definire le percentuali che diamo ai diversi settori. Quindi voi avete a pagina 7 le percentuali e a pagina 8 i 16 milioni ripartiti per settore. All'interno di questa ripartizione c'è un 50% per i bandi e un 50%. Esatto. 16 milioni per anni. Esatto. Che poi sono gli stessi che abbiamo erogato negli ultimi 2 anni. Quindi il dato, diciamo, si può dire così: riusciamo a continuare ad erogare 16 milioni nonostante quest'anno, non so, le borse hanno perso il 35% e quant'altro, diciamo, ecco. Ma non siamo stati bravissimi, diciamo, innanzitutto c'è un lavoro di efficienza sui costi che comunque è abbastanza, diciamo, costante ed è relativamente impattante. C'è da dire che la fondazione aveva accantonato negli anni più, come posso dire, più prosperi in cui anche, come dire, il contesto economico era migliore, dei fondi proprio per poter mantenere stabili le erogazioni. Noi quest'anno andremo a utilizzare parzialmente questo fondo per 2.600.000 e l'anno prossimo forse per 1.000.000, sulla base delle attuali, ovviamente, previsioni. Può anche darsi che da qui alla fine del 2017 il reddito sia più alto. Noi però abbiamo l'obbligo della nostra operatività di fare due cose come fondazioni: prima di tutto tutelare il patrimonio e secondo avere impatto sul territorio. Quindi le nostre previsioni devono essere per forza prudenziali, perché qualora poi non dovessimo essere prudenti e prendessimo degli impegni eccessivi, gli impegni finirebbero per intaccare il patrimonio. Questo non è possibile. Quindi traduco: se nel 2017 poi le cose andranno meglio e ci saranno più soldi, non utilizzeremo il fondo, però ad oggi è giusto che noi prevediamo di utilizzare questo fondo, che è un fondo abbastanza capiente e che ci consente tranquillamente di mantenere le erogazioni costanti e di senza intaccare il patrimonio. Quindi l'avete intaccato quest'anno per 2.000.000? No, non l'abbiamo intaccato, era proprio un fondo che era stato messo da parte. Sì, sì, sì. No, prevediamo di utilizzarlo, se lo scenario rimane costante nel 2017, per un massimo di 2.600.000. Non per il suo. No, stiamo parlando di un fondo. Non possiamo ancora sapere, vedremo, certo, come andrà l'andamento. Però siamo previsionale. Per un fondo, stiamo parlando di un fondo di alcune decine di milioni di euro. Sì. Buongiorno, lei la manuzza carta bianca, buongiorno di nuovo. Ma l'anno scorso, se non ricordo male, non avevate utilizzato risorse da quel fondo, giusto? Degli corretto. Accantonamenti, è corretto? Sì, ok, sì, sì. Grazie. Ho chiarito, non questo bisogno. Speriamo di non doverlo utilizzare tutto. No, beh, diciamo così, noi abbiamo, come è noto, un patrimonio investito in una serie di attività. E in questo momento ci sono, diciamo, una serie di variabili per cui non è opportuno essere, diciamo, eccessivamente, inutilmente ottimisti. Non ci sono elementi a sufficienza. La crescita economica è quella che è, c'è il tema, diciamo, generale dell'Europa e dell'Italia su questo punto, c'è tutto il tema della stabilità del sistema finanziario, quindi, diciamo, mi sembra, diciamo, corretto pensare, come una logica da buon padre di famiglia, di usare appena appena
di soldi messi da parte per continuare ad avere lo stesso impatto sul contesto. È chiaro che questo si può fare quando si ritiene che non sia una costante, cioè riteniamo di dover riutilizzare quest'anno, ma se poi andate a vedere già nel 2019 non è previsto nessun utilizzo del fondo di stabilizzazione, quindi vuol dire che a regime, e questo ci dicono anche, come dire, chi analizza i nostri bilanci e chi fa le valutazioni di rischio, il nostro sistema reddituale ci consente di mantenere in questa fase una capacità erogativa di questo tipo nel tempo. Quindi il nostro ruolo è più quello di migliorarne l'efficacia, se posso dire. Un'altra domanda. Prego. Facciamo spesso, ma ripetiamo. Come vengono utilizzati, cioè com'è che si sceglie di finanziare alcune cose piuttosto che altre? E la percentuale. E poi evidentemente qui la ricerca e l'arte sono quelli maggiori beneficiari dei finanziamenti della Fondazione, mentre ovviamente qui si tratta di settori che sono destinati, mi immagino, a ben altre istituzioni che non la vostra, cioè quelle che riguardano la salute pubblica. Però quali sono i criteri, sì, e come vengono scelti, e se vengono modificati di anno in anno o se intendete modificarli? Dunque, per quanto riguarda i bandi, i criteri sono molto dettagliati, cioè c'è tutto, se voi andate a vedervi i bandi c'è un punteggio per ogni cosa, si potrebbe dire, no? Dei settori. Tra che cosa? No, sì. C'è qui oltre il 50% delle risorse è destinato ad arte e ricerca, mentre solo il 40%. Sì, perché la scelta di questi settori piuttosto che altri? Sì, non riguarda, perché poi non avevo capito. È un tema, diciamo. Allora, il nostro sistema anche normativo ci chiede di scegliere dei settori cosiddetti rilevanti e alcuni settori ammessi. Storicamente i settori rilevanti nella Fondazione di Sardegna, che sono quelli che noi dichiariamo anche al nostro, diciamo, supervisore, che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono i primi tre, quindi arti, attività e beni culturali, ricerca scientifica, salute pubblica e preventiva. Abbiamo fatto dei piccoli aggiornamenti quest'anno tra salute pubblica, volontariato e sviluppo locale per far crescere un po' lo sviluppo locale, però il tema è questo. Da un lato, diciamo, c'è comunque un flusso che esiste, no? Con l'università, col mondo dell'associazionismo per quanto riguarda tutte le attività artistiche, eccetera. In questo momento stiamo facendo un'analisi che sottoporremo al comitato di indirizzo nei prossimi mesi per capire appunto se queste percentuali, ho capito la domanda, siano quelle giuste per il futuro o se vadano eventualmente modificate. C'è un tema, diciamo, di capire, come dicevamo prima, il nostro impatto rispetto a quello che sono, come dire, le azioni degli altri attori, no? Se cosa fa la regione, cosa fanno i comuni, cosa fa il privato, cosa fa l'associazionismo che magari viene finanziato anche da altre fonti di finanziamento. Quindi è un'attività in corso, sì, è un'attività in corso, anche se devo dire ricerca scientifica e arte sono, come dire, molto gettonate, quindi, diciamo, in termini di aspettative, quindi non è banalissimo, diciamo, farla evolvere, ecco, mettiamola così. Perfetto. Va bene, se non ci sono altre domande, vi ringraziamo per la vostra presenza e la vostra attenzione. Naturalmente nelle prossime ore, se fosse necessario qualche ulteriore chiarimento su qualche documento, su qualche cifra, certo, siamo qui a vostra disposizione. Grazie. Buona grazie. Giornata. Sì. 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 Sì.